siamo ancora qua per un altro anno, giusto? Il contratto non è scaduto. Speriamo. Bene, bene, speriamo. Come avete passato? E tocchiamo tutto quello che si può toccare. Poi. Anche no. Allora, come avete passato il primo dell'anno? Vi siete divertiti? Avete smangiucchiato? Hai le mani fredde! Avete smangiucchiato? Insomma, noi ci stiamo divertendo perché oggi è il 31 per noi, quindi ci sembra anche un po' innaturale farvi gli auguri, però insomma, sia auguri 2016, che sia il 2016 ricco, ricco di ogni cosa il vostro cuore desideri, è la mia frase must. Cominciamo subito, innanzitutto mandando gli auguri ai nostri compari di video, e infatti noi questo video, come ogni mese, lo facciamo in collaborazione con Mauro e Antonio, a cui mandiamo un grande bacio. Ciao ragazzi, auguri poi con Marta del canale Kamartank, auguri Marta, e anche con Claudia Enni e il marito Michele. Ciao ragazzi, ma buon anno anche a voi. Ma tu che ti fai di qualche cosa? In che senso? No, tutti questi baci, tutte queste energie. Euforia. Non mi da. Faccio di niente, mi faccio di vita e di cibo. E di cibo parliamo, i preferiti dell'anno. Che bello! Non e se vi state mese. Chiedendo perché mettiamo la foto di Happy Days, spiega. Spiegaglielo tu. Mettiamo la foto di Happy Days perché siccome è un video in collaborazione, quindi siamo un gruppo e siamo dei ragazzi felici. Sì, ok. E allora, e poi, vi spiego. La prima volta, siccome era i preferiti, avevo messo la copertina con Fonzi che faceva col pollice che dava lo stamene. Perché insomma. Ragazzi, voi giovani che chiedete chi è il tizio col giubbotto di pelle, è Fonzi. Veramente, voi non dovete chiederle queste cose. Andate su Wikipedia, andate a vedere chi è Fonzi, l'inventore del pollice in su, perché noi adesso spolliciamo tutti all'insù, ma è una stato volta, Fonzi una volta a dire le, che andava troppo bene. I telefilm di una volta che andavano, Happy Days, cosa, e i team, prima non ricordi MacGyver? Non ci interessa, bravissimo, tu divaghi sempre, bravissimo. E quindi da Fonzi, che era solo, essendo diventati una comitiva, abbiamo messo tutto il gruppo di Happy Days. Allora, i preferiti dell'anno, te li ricorderai? Sì, li leggo qua al computer. Vai, andiamo avanti. Scoperta, fissazione dell'anno, per te qual è stata? Beh, se devo essere sincero, la mia... Dico la mia, allora le mie sono stati la scoperta agli anacardi, perché non li conoscevo, non mi vergogno di dirlo, io non conoscevo gli anacardi. Bravo. E la riscoperta fissazione, le noci, che sono state anche una scoperta perché prima non mi piacevano, mi sono cambiati i gusti invecchiando e quest'anno ho scofanato anacardi e noci come se non ci fosse un anno successivo, non un domani, e mi sono piaciute tantissimo. Le tue? Per me invece sono stati i cereali, quelli che si mettono i frosties. Questi croco glassati, anche non al cioccolato, però. No, i frosties sono bianchi. Bene, andiamo avanti. Poi, che è lunga. La ricetta dell'anno, secondo te, qual è stata? Per quanto mi riguarda. Per quanto ti riguardo. Guarda, per quanto mi riguarda, te lo dico chiaramente. Per me la ricetta dell'anno, che sarà sempre. Ma che abbiamo fatto quest'anno? Certo. Ah, dell'anno. Che abbiamo fatto quest'anno. Dico la mia, così sì, tu ci pensi. Sì, bravo. Allora. Non sono. La mia è stata la colomba pasquale. Mi sono divertita tanto a farla, ma la riuscita è stata talmente bella e talmente wow, è uguale a quella industriale, anzi uguale però in meglio, con i sapori più esaltati, più freschi e più buoni, che sicuramente la ricetta che mi ha dato più soddisfazione in quest'anno è stata quella. Vi lascio il link da qualche parte, ora vi si aprirà tra le schede informative. Ci hai pensato? Sì, per me gli spaghetti quelli là verdi, quelli con la zucchina. Gli spaghetti di verdure. Gli spaghetti di mettiamo verdure. Mettiamo anche la zucchina, certo, anche la pizza del cavolo, devo anche dire. Anche la pizza del cavolo. È vero. Vi mettiamo altro. Tutte le ricette tra le schede informative. La verdura o frutta dell'anno? Guarda, per me come frutta... O verdura. Frutta o verdura... Penso. Allora rispondo io e poi rispondi Brava. Tu, va bene. Allora, secondo me, per me, ma anche per noi, sono stati i legumi. Quest'anno in tutte le stagioni abbiamo mangiato legumi differenti, cotti in maniera differente. Quindi anche d'estate non sono mancati legumi freddi e d'inverno abbiamo fatto grandi, stiamo facendo grandi scorpacciate di legumi. La riscoperta del legume. La riscoperta dei legumi, va per bene, te, mi associo alla tua risposta. Comodo, veramente. Poi. Allora, la schifezza dell'anno. La schifezza dell'anno?
Vabbè, per noi le schifezze dell'anno sono sempre le stesse. Per certo. Me la Coca-Cola Zero, proprio la più schifezza delle cose schifose che mangio, bevo, è la Coca-Cola Zero. E per noi come famiglia, credo, le merendine. Sì, la varie merendine, i cioccolatini. Sì. Siamo ancora solamente alla 4. E andiamo, le facciamo avanti. Tutte e 20 questa volta. Allora, l'acquisto dell'anno. Guarda, l'acquisto per dell'anno. Me è quello che hai acquistato tu è l'acquisto dell'anno. Lo dico io e tu ci pensi? Sì, sì, allora, penso, sì. Per me gli acquisti dell'anno sono stati due, i più comodi e i più utili. Il primo acquisto dell'anno è stata la tortiera IKEA, anzi la tortiera IKEA per fare le crostate, ah, però col quindi. Fondo estraibile, quella che sì. Metti la mano sotto e sì, esce sì, la crostata, sì. Ed è stata fantastica, conto, sì. È costata pochissimo perché molti di voi sanno che le crostate per farle sformare bene o si facevano nella teglia a cerniera e non vengono con la forma della crostata tipica, oppure si rompono poi oppure tutte. Non è che si rompono, si mettono nelle pirofile di porcellana e rimangono incastonate là dentro. Ah, è difficile sformare una crostata, invece mentre. Con questa teglia stappate e viene fuori così. E bravo. Poi un altro acquisto utilissimo, visto anche l'occhiolino che abbiamo strizzato al mangiar bene, è stato il cucchiaio verde. Il cucchiaio verde, cos'è? È il stato libro. Un libro veramente molto utile, per farvi capire anche le combinazioni buone di cibo. Economico e ricco di ricette, è varie vero, ed eventuali. Poi, tu hai qualcosa dell'acquisto dell'anno? No, io non ho niente, grazie. Acquisto io. Il flop dell'anno. E signori e signori, ce l'abbiamo qui, spostati, non sei tu. Aiuto! No, è proprio qua dietro, sempre, no, non si vede, sempre in bella mostra, ve la alzo. Aiuto! Eccola qui, è la centrifuga. Vabbè, la centrifuga. Centrifuga che funziona benissimo, non è un flop in quanto non funziona, è un flop perché l'abbiamo usata in un anno due volte. Sì, infatti è stato un flop per non dire un'altra cosa. Vabbè, è una cosa inutile, nel senso che se devo fare una spremuta io la uso, è vero, però poi devo stare la mezz'ora successiva a pulirla e faccio prima con il classico spremiago. Il social food del mese. Sì, per me è Tokyo Treat, ci siamo divertiti tanto a fare queste video recensioni delle schifezze che arrivavano, schifezzuole più o meno buone. Allora, più per meno... social food si può intendere un sito dove si parla di cibo, però noi questa volta intendiamo un negozio, uno store online dove si comprano delle cose assurde. Ma sei uno Zanichelli vivente allora. Sì, perché Tokyo Treat ci ha dato la possibilità di provare tante cosine carine che altrimenti non avremmo trovato. Bene, ringraziamo Tokyo Treat, mi raccomando, non perdetevi una delle prossime puntate, sarà appunto arrivata un'altra box, quindi è non vero. Me le perdete, non perdetevi le facce disgustate di Ombretta, soprattutto non ti mette le mani nel naso. Non sono nel naso, sono così. Vai avanti. Poi, il progetto Buon Proposito per il nuovo anno. Sempre quello, mangiare di meno e cercare di fare... No, mangiare di meno no, cercare di mangiare no, meglio. Mangiare di meno. Mangiare meglio, no, di meno, cercando quindi di non prendere peso, dipende. Invece il mio è continuare a mangiare bene e spendere meglio i soldi. Bravo, della bene. Spesa, sì, perché sì. Molto spesso si incade in stupidità facendo la spesa, quindi voglio essere più accorta nel fare il la spesa. Necessario. No, non solo, anche il rapporto qualità-prezzo. Bravo. Voglio badarci molto molto di più, non che non ci badi, ma voglio badarci. Ci baderemo. Allora, il prodotto assurdo, beh, qui torniamo su Tokyo Treat, prodotti assurdi, abbiamo provato tutti. Guarda, i prodotti giapponesi. Il prodotto assurdo che hai fatto tu qua su Due Cuori e una Carta è sicuramente il sale di sedano. Ora, tu sei pazza, ma perché con tutto il sale che soprattutto a noi in Sicilia non manca? Ma perché lei è così, lei deve provare queste... L'ho consumato tutto? Queste cose stranezze. Vabbè, io l'ho consumato tutto comunque il sale di sedano, posso comunque assicurarvi che è veramente una cosa in più, se proprio uno non può mangiare sale, allora... Però, effettivamente, va bene, mea culpa, il sale di sedano è un prodotto... Non spenderemo altre parole per questa cosa. Poi... Però vi lasciamo il link comunque, del video. Comunque, guardate il video, quindi... Va bene, poi il brutto anatroccolo del mese, intendendo col brutto anatroccolo ciò che sembra una cosa bruttina, ma che poi invece riesce grandemente e risulta una cosa bellissima. Io ce l'ho, ed è un supermercato. Ah, e quale sarebbe? La Lidl. Oh, sì. In generale il settore discount, la Lidl, io vado lì, quindi parlerò della Lidl, ma ho rivalutato in questo anno, conoscendo tutti i prodotti di cui... Cioè il beccuccio di questa centrifuga ficcato qua nella schiena, maledetta!
Andiamo avanti. Ho rivalutato il settore discount, il settore spesa a basso costo, tra virgolette, conoscendone meglio i prodotti. Quest'anno ho bazzicato molto la Lidl, come avete visto, e mi ha conquistata. Sì, sì. È proprio un brutto anatroccolo, nasce magari con dei packaging meno felici, ma ormai non più, però ciò che c'è dentro è veramente buono. Sì, i prodotti buono. Sono buoni, veramente. La qualità, il rapporto qualità-prezzo è ottimo. Diciamo che quindi... è giusto, forse sono gli altri che caricano un po' troppo la mano, perché sì. I prodotti sono molto buoni. Multinazionali, ditte, mi raccomando, dovete cercare di capire che i soldini sono pochi, 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 quindi cercate no, di fare prodotti migliori questo. E abbassate i prezzi, perché siete dei cornuti. No! Nuti, e nuti, ah! Nel senso che se uno... E basta olio di palma! Troppe palme, state abbattendo gli alberi per questo olio di palma! Vabbè, basta! Calmati. Cornuti! Va bene, andiamo oltre. Lidl, poi, prodotto apri e gusta. Bravo, questo mi piace, la tua risposta mi piace. Insalatissime di mare, sono buonissime, buone. Sì, anche mi hanno stupito. Sarà che non gli davo 2 lire? Vabbè. Però quando le ho scoperte ed erano buonissime, a buono, me buono. Abbinamenti prodotto, simpatici, prodotto pratico. Tra tutti, nell'anno quello che mi ha stupito di più sono state le insalatissime di mare. Provate, poi. Alimento, panacea dell'anno. No, questo non lo conosco. Lo conosco io, ne ho usato tantissimo, lo abbiamo mangiato tutti, lo do anche come merenda a Renzo. Lo yogurt greco della Fage, buonissimo. Io uso quello allo 0,1% di grassi, quello alla vaniglia a Renzo piace tantissimo, se lo porta come merenda a scuola, fa bene, sono proteine, non ci sono grassi, tutta salute e gusto. Provate lo yogurt greco, i due più buoni sono sia il Fage che quello anche della Mykonos, la Mykonos Delta. E anche quello che fanno per la Yomo, la Delta lo fa per la Delta. Ed è molto buono, veramente molto buono, provate veramente, provate, le fateci sapere. Poi aspetta, l'elettrodomestico o utensile dell'anno. Sì, il più vecchio elettrodomestico, veramente, uno che è da tempo è entrato nelle cucine di milioni e milioni di italiani. Cos'è? È il tostapane, è vero, ragazzi, mancava questa donna comprato. Qua abbiamo praticamente una vetrina espositiva di elettrodomestici, possiamo mettere i prezzi e abbiamo è uguale comprato. Come se andava. Il tostapane nuovo, scrausissimo tra l'altro. Sì, no, sì, Salmo no, Z, vabbè, non è scrausissimo. 19 euro. No, pensavo non è che fosse abbiamo... quello ok. No, quello no, ok no. Non serve un ok. No, abbiamo preso il termo Z, molto buono. Ho voluto quello con i cestelli estraibili, non quello che schizza in aria le fettine di pane, non mi piace completamente, ne ho avuti 2 di quelli e li ho tutti e 2 buttati. E le quello fettine sono con ancora i... attaccate, no, non so tutto. No, quello con i cestelli abbiamo fatto un mare di toast quest'anno. Benissimo. È vero. Sì, e sì. Poi, se posso, citazione ad honorem per chi mi ha accompagnato per tutto l'anno, mi sta quasi per abbandonare, perché oramai se lo... lo devo tenere pressato, se no non parte, ma è il mio frullino per cappuccino, guardate che potenza, e ce n'è uno in palio per voi, c'è il giveaway, mi raccomando, scade bravissimo. Nei prossimi giorni, smetti di... vi mettiamo il video tra le schede informative. Bravo. aspetta, e quindi anche questo è stato un utensile molto utile per quest'anno. Lo spezzafame dell'anno, per me il Pocket Coffee, per Brava. Me il Pocket Coffee è lo spezzafame ideale, un po' perché è buono, un po' perché è cioccolato, un po' perché il caffè già fa passare la fame, quindi io quando sono fuori casa e non ho possibilità di mangiare, Pocket Coffee e vado di lusso. Prossima domanda. Tu? No, io non ne ho. Non hai spezzafame? No. No, tu o ti cali la cona o niente. Brava, è vero. Poi, il food place dell'anno, quindi il posto dove si mangia veramente bene. Per me è il mio ristorante giapponese, io vado... Anzi, è il ristorante giapponese che viene a casa, però se io devo cercare un food place, perché noi facciamo il domicilio, però se io devo pensare, il ristorante giapponese, noi andiamo da Moroboshi a Catania, ci troviamo molto bene e si mangia molto molto bene. Noi andiamo in quello di via Martino Cilestri, che ci fa del sushi buono buono. È il tuo food place? Il mio è sicuramente la casa, stando molto tempo fuori, credimi, non c'è posto migliore che casa. Come disse Dorothy, nel Mago di Oz, giusto, te lo ricordi?
Ti sto immaginando. Ciao! Nel frattempo si è svegliato il food nano del mese. Ti sto immaginando con le scarpette rosse. Bene. Benissimo. Troppo caro dell'anno. Troppo caro dell'anno. Ce li concediamo una o due volte l'anno, lo dico se io. Capita, piacciono a tutte e due, ma sono soldi benedetti quelli che spendiamo dalla Diurè per i macaron. Sono troppo cari. Però, cioè, sono troppo cari per mangiarli come biscottini quotidiani. Però una o due volte l'anno se può fare. Sì, sono particolari. Forse li faremo il prossimo anno. No? Sì, può essere. No, può essere, può essere. Anche se io non voglio rovinare la magia delle Diurè. Però bravo, vabbè. Non roviniamo niente, non li faremo allora. Vai. Poi, lo scaduto dell'anno. Sì, e qui, se sì. permetti, stai zitto, parlo io perché me ne assumo la responsabilità. Nel mio frigorifero lo scaduto dell'anno è, senza dubbio, primo premio al valore, la ricottina Santa Lucia, che scade puntualmente ogni mese e che puntualmente ogni mese viene mangiata da scaduta. Secondo me, se ormai la mangio ancora non scaduta, non mi piace. Bravo, secondo me. E dovresti comprarla già scaduta, perché può essere così, non scade. Cioè, ritorna indietro. Torna indietro, però. Doppia. Capito? Non lo so. Però vabbè, ragazzi, mi scade sempre, io il giorno dopo, due giorni dopo la consumo. E va bene così. Mi raccomando, non sprecate il cibo mai. Però, ad onore del vero e ad onore della ricottina Santa Lucia, devo dire che anche due giorni dopo lei non è disfatta nel gusto. La ricetta che più desideriamo realizzare e non abbiamo ancora realizzato. Io posso dirlo? Certo. La Saker, la torta Saker. La torta Saker, e va bene, te la farò, amore. Io non ho ricette che desidero realizzare e che non ho ancora realizzato, perché tutte quelle che desidero realizzare alla fine le faccio. Hai ragione, quindi meglio passare alla prossima, domanda. Il cibo straniero dell'anno per me è stato il burro di noccioline. Vi ho detto la mia fissazione di quest'anno con le arachidi, quindi non posso non menzionare questo cibo americano. Burro di noccioline. Every day. Allora, la ricetta più richiesta di chi ci segue durante l'anno. Non abbiamo una ricetta richiesta, ma approfittiamo di questo video per chiedervi: quali ricette volete vedere nel 2016? Suggeritele qua sotto, tutte sotto questo video. Lasciate una valanga di richieste e noi cercheremo, soprattutto lui cercherà di accontentarvi. Bene, ragazzi, che dirvi? Basta, abbiamo risposto a 20 domande. Mandiamo un bacio grande a tutti i nostri colleghi di video. Andate a guardare anche i loro video. Sì, trovate nelle schede informative o nel box informazioni. Salutiamo tutti quelli che ci chiedono di salutarvi. Purtroppo ciao a non possiamo, tutti. Perché naturalmente se dovessimo siete salutare troppi. Tutti quanti, siete troppi. Non ci basterebbe faremmo neanche. Video solo per sì, salutare. Dovremmo dividere il video per tutti e tre i canali. Non è possibile tutto ciò. Ma vi mandiamo un saluto. Allora, buon anno a tutti. Che sia un anno sorridente, felice, in compagnia di Due Cuori e Una Cappa. Quindi di questi tre pazzerelloni. Perché questo canale in realtà è Tre Cuori e Una Cappa. Dovremmo cambiare il nome. Sì, ma io ho sempre il beccuccio di questa maledetta di cosa di latte. Allora, e quindi bene. Buon sì, anno sì, a sì, tutti veramente. E noi proseguiamo anche per quest'anno insieme col vostro affetto. Noi ci vediamo presto sulle vostre tavole anche nel 2016. Ciao.